fiori, piante, profumi, colori, Murabilia è tornata in tutta la sua variegata bellezza ad animare le mura di Lucca. Si è alzato il sipario sulla 22esima edizione della mostra Mercato di Giardinaggio di Qualità. Il taglio del nastro, che si è svolto come di consueto all'ingresso dell'orto botanico sul baluardo San Regolo, ha dato il via alla manifestazione alla presenza delle autorità. Il mio compito è quello, avendo fatto parte di questo gruppo fantastico che porta avanti questa manifestazione, di ringraziarle perché guardate lo spettacolo di quello che, degli allestimenti, delle mostre, della partecipazione così nutrita, 200 espositori, il tema di quest'anno underground, tutto quello che c'è sottoterra è veramente interessante e appunto, come è stato detto, oggi è 1° settembre, inizia il settembre lucchese. Per noi però non è solo il kick-off di Murabilia, ma è il kick-off di quello che Luca Crea chiama ottembre, è un grande bimestre unico. Settembre-ottobre che parte con Murabilia, finisce con Lucca Comics and Games e attraversa quel bimestre in cui poi il polo fiere si popola della MIAC e dei grandi concorsi dell'Università di Pisa. Per l'occasione è stata consegnata la medaglia della città di Lucca a Francesca Marzotto, paesaggista, progettista di giardini, ideatrice della rivista Gardenia, per il contributo offerto alla divulgazione del giardinaggio e per il suo forte legame con la città. Non me l'aspettavo per niente e sono commossa e riconoscente a Lucca, ma per tutto quello che Lucca mi ha dato, in effetti, in tutti questi anni. Oltre 200 gli espositori presenti all'edizione 2023 che celebra i tesori nascosti della natura, con il tema Underground.